Figo, Don Pagnotto, allora, quando è che facciamo sto pellegrinaggio in camion? Frank, devo preoccuparmi. Ma no, figa, niente di che, è un semplice viaggio di cortesia. In che senso viaggio di cortesia, Ma Frank? sì, figa, andiamo a trattare in modo cortese la droga dei pirati somali. La Madonna! Frank, sto pensando a un insulto da mandarti. L'unico problema è che penso di averteli detti tutti ormai. Poi, per carità, cominciamo sto video che questo è un miracolo che non sia ancora morto. Comunque, bella ragazzi, sono Flayne e bentornati. Siamo qui oggi su GTA 5. Perché? Perché non lo E so. figa, perché doveva avere notizie dal camion. Cioè, tu sei venuto da Don Pagnotto unicamente per sapere del Camerun. Vabbè, no, figa, un pochino anche per lo sciamano. Comunque, raga, prima di cominciare, vi lasciamo un bel pollicione in su. Cerchiamo di arrivare, non lo so, un numero di like pari ai neuroni che mancano a Franklin. Di conseguenza, sono tanti. Ma veramente tanti. Commentatemi qua sotto con scritto Don Pagnotta. Adesso, Franklin, prima che io vada nei matti, non potresti spiegarmi brevemente, in modo... Non sei ubriaco, vero Ma Franklin? no, sai, figa, di essere colpa di quelle nuove caramelle che mi ha portato Jack Sparrow. Frank, dobbiamo assolutamente ricercarci un altro medico perché te di sto passo vai a finire malissimo. Frank, una roba, ma il tuo vicino come l'ha presa il fatto di suo figlio che tu l'abbia drogato, portato a battone, cose Ma simili? figa, la mattina è venuto un po' a rompere le palle per dire dove cazzo è mio figlio. Gliel'ho detto, se lo sai fare il genitore, il figlio non farlo. Frank, ma sei imbecille, ma avevi tu il compito di tenerci E dietro? figa, è colpa di Jack Sparrow. Frank, smetti di dare la colpa a Jack Sparrow e spiegami brevemente, in modo molto... Cosa hai pestato? Non so cosa abbia pestato, comunque qualcosa. Dicevo, Frank, spiegami in modo molto dettagliato e breve cosa dobbiamo fare quest'oggi perché sinceramente mi sta venendo già mal di Ma figa, in stomaco. pratica sembra che lo sciamano abbia nascosto delle cariche esplosive nucleari sulle montagne. E che avrebbe scoperto sta roba, Frank? Non dirmi Don Pagnotta perché quello è scemo. Poi sto sciamano, quando è che lo Ma ammazzeremo? no, figa, è stato Don Pagnotto, proprio un grand'uomo. Lo sciamano non sappiamo ancora dove sia, però piano piano ci arriveremo. Frank, ma se di sto passo state facendo solamente dei casini e basta. Vediamo un attimo se c'è qualcosa di esplosivo qua in fondo, ma l'esplosione sarebbe grande. Cioè, nel senso, nel caso esplodesse questa roba, verrebbe un po' di casino oppure Ma no? no, figa, morirebbe giusto qualcuno. Che cazzo vuol dire morirebbe qualcuno, Frank? Ma sei stupido. Comunque, non vedo cariche. Sai bene o male come sono fatte ste robe? C'è circa un'idea, poi non so, perché se è roba piccola, dubito che sarà facile trovarla sulle montagne, dato che ce ne sono tante. E sono grandi. Ma figa, sembrano tipo delle supposte. Frank, ma che cazzo di paragoni fai, santo Dio? Qua in fondo non vedo nulla e da questa parte non vedo niente. Allora, mettiamo le cose in chiaro. L'unico che non muore con te è McFinestre, non so per quale motivo. L'ultima volta non è morto, mi pare di no. Uses è uno di quelli che muore più spesso. Lasciamo perdere i denti di legno, che anche quello è abbonato alla morte. Quindi, Uses, fossi in te mi toccherei sotto. Poi non so, vediamo un secondo. Se c'è qualcosa qua in cima, non cadere giù con sto coso, che maledizione, faccio una fine veramente bruttissima. Un'altra domandona molto bella, no? Nel caso appunto tu dovessi trovare sto esplosivo, cosa ne faresti? Cosa cazzo stai facendo? No! No! No, 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 no! Piano, piano, non esplodere, non esplodere, non esplodere! Faremo una fine di merda, una fine di merda, Uses, non morire, non morire, non morire! È ancora intatto. Porca puttana, lo sapevo. Franklin, sei un deficiente, ma ce la fai a guidare in modo cristico? Salta fuori! Santo Dio, che cazzo è il coso? Il pick-up di Ghost Rider ci bloccherà il gioco. Esattamente, l'ha sbattuto contro la portiera. Comunque, sblocchiamo il gioco. Uses, secondo me, sarà finito mica male. Peggio, madonna, che brutta roba. Frank, fermati un secondo. Raga, un bel like, perché secondo me, Uses è morto. E commentatemi qua sotto, secondo voi, se sarà vivo o sarà Ma morto. no, figa, tranquillo, quello risorge quando vuole. Frank, smetti di fare il cretino, maledizione. Il pick-up è qua in fondo, non in condizioni ottimali, devo dire la verità. Non sai neanche stare in piedi. Ok, vedo qualcuno qua dentro. Secondo me, Uses è carbonizzato. Decisamente. Un pochino tanto. Secondo me, ha qualche ustione grave. Comunque, Frank, non è passato un cavolo di tempo. Questo è già morto. Io lo sapevo. Ci avrei scommesso tutto proprio. Quelli che non muoiono mai sono McFinestre e Jack Sparrow. Jack Sparrow, lo capisco. Porca vacca, non fa mai nulla. Mentre McFinestre, qualcosina lo fa e non muore. Cioè, no, è morto anche lui. È stato con Jason. Il video di Jason è morto. Però, meno male, in vita ci resta. Quindi, come cosa, va abbastanza bene. Adesso siamo da soli e dobbiamo cercare queste bombe. Cose del genere, nucleari. C'è una moto qua in fondo, non... È un mostro, ma questo investe i cavalli, ma vaffanculo. Povero equino, ma si può. Vegone, che me lo posso portare a casa, mangiare veramente buono. Frank, non ho intenzione di farmi un intero gameplay con una carcassa di cavallo sulla moto, quindi per l'amor di Dio stai zitto. Torniamo qua in cima e cerchiamo di vedere se riusciamo a, non lo so, notare qualche oggetto di forma bomba, tipo. Anche se sono dell'idea che diventerò probabilmente deficiente, comunque... Qua sotto non mi pare di vedere nulla. Adesso magari prendiamo il cecchino e diamo un'occhiata alla zona. Ma sto prete non poteva dirti tipo, non lo so, potrebbe essere lì, potrebbe essere là. Non ti ha detto assolutamente nulla. Cioè, devo cercare così come uno scemo ste No, bombe. figa, stavo pensando troppo una cosa. E cosa, Frank? Santa Madonna, vuoi farmi diventare È scemo? figa una cosa. Frank, ho capito una cosa, ma È cosa? figa come cosa? Frank, Cristo Dio santo, ti faccio sbattere la testa perché mi hai rotto le palle, maledizione. Fai un bel incidentaccio. Venga, mi gira un po' la testa. Mi gira di più con la roba di Jack Sparrow, però mi gira anche adesso. Dai, tirati su, secondo me Frank tampoco ti girerà di più. Lo sapevo, ecco, gli è arrivata la moto sulla testa, va bene. Prendi sta moto e vai a cercare ste bombe. Comunque, Frank, io prima ti ho fatto una domanda, come al solito non mi hai dato risposta. Comunque, stavo dicendo, cosa numero uno, hanno un tempo di detonazione ste bombe oppure Ma no? sì, figa, niente di preoccupante, entro sera dovrebbero esplodere. Ah, niente di preoccupante, Frank, qua non sappiamo dove cazzo andare a trovarle. E
altra cosa, vai piano che t'ammazzi, vai piano che t'ammazzi, un secondo. Stavo dicendo, Frank, una volta trovate ste bombe, cosa farai? Perché non penso tu le sappia disattivare, dico bene? Dai, no, figo, oggi sono già mezzo fatto, non capisco un cazzo, guardi se so disattivare una roba. Frank, adesso sta cosa non l'ho capita, perché ti viene a mancare un idiota come Geppo, che tranquillamente non è un medico? Passato quello, sei tornato a drogarti come un deficiente. Comunque, con calma, c'è qualcuno che possiamo chiedere informazioni di questa qua? Magari, lei è una donna, vero? Sì, ok, buona donna. Neanche per caso sa dirci dove possiamo trovare delle bombe. Frank, chiedigli qualcosa, dove sta andando? Frank, fermati, non si immobilizzano così le persone. Ma non potevi chiedergli gentilmente, buona donna, ha visto delle bombe in giro invece di stordirla? Ma no, figa, adesso ci penso io, tranquillo. Frank, a me tranquillo non lo devi dire, maledizione. Buona donna, anzi, parlaci tu, che io non ci voglio assolutamente avere a che fare con sta tizia. Senti, ho trovato il cazzo, hai visto delle bombe qua in giro, devo darti uno schiaffo. Frank, ma che razza di approcci sono? Frega, non ho visto un cazzo, ma è inutile allora. Frank, di sto passo non abbiamo un ragno dal buco, cerca di essere un po' più dettagliato nelle cose. Senti, figa, stavo pensando una cosa, l'aria di montagna mi mette un certo appetito. Che cazzo vuol dire, Frank? Ma figa, niente di che, io so convincere le persone. Frank, non ti seguo, che cavolo stai dicendo? Ma figa, adesso te lo faccio vedere. Frank, Cristo santo, ma è possibile che ogni volta va a finire così? Figa, oh, è colpa di Jack Sparrow. Frank, ma la piangi di dare la colpa a quel demente, maledizione, ti stacchi. Ah, va bene, figo, un secondo che gli do l'ultima botta. Che cazzo stai dicendo, Frank? L'ultima botta? Ma sei imbecille. Frank, facciamo una roba. Visto che qua gira un po' di gente, mandiamo la tipa là sotto. Buona donna, mi dispiace, ha avuto sfiga a trovare Frank. Mi poteva trovare un maniaco, non lo so, un assassino, ho trovato lui. Arrivederci. Ecco. Ma figa, te l'ho detto, non è colpa mia, è colpa di Jack Sparrow. Ho portato della roba dalla Bolivia che è decisamente devastante. Frank, sei tu un coglione che la usi, non lui che te la porta. Ma figa, Jack Sparrow è molto cortese, mi dispiacerebbe dirgli di no. Frank, sei un ritardato, maledizione. No, figo, poi tra poco Jack Sparrow partirà per l'isola di Pasqua, non vedo l'ora che mi porti qualche sorpresa. Che tipo di sorpresa, porca miseria? Ma figa, non lo so, ha detto che è tipo una droga fatta con le uova di Pasqua. Frank, da video ricerca di bombe sta diventando un documentario su quanto sei stupido. Allora, giriamo magari da questi scemi. Hanno delle munizioni, quindi forse qualcosina potremmo trovarlo. Qualche indizio sulle bombe. Vai piano che t'ammazzi! Ecco. Porca vacca, questi sempre ospitali, fatevi i cazzi vostri. Allora, so che ci sono delle munizioni là in fondo, magari potrebbero essere nascoste lì le bombe. Poi, Frank, vuoi sapere una roba? È possibile trovare sto sciamano per farlo fuori oppure no? Va bene, un metodo ci sarebbe. In pratica, trovate le bombe, potremmo risalire. Chi gliel'ha venduta, di conseguenza lo sciamano. Molto bene, Frank, comunque io prima ti ho fatto una domanda e ancora non ho avuto una risposta. In pratica, trovate le bombe, come cavolo faremo? Venga, le porterò in mezzo al mare e le farò esplodere. E così in teoria non dovrebbe danneggiarsi niente, vero Frank? Comunque qua delle bombe non ne vedo. No, no, figo, un po' di danni li farà lo stesso. Oh, vabbè, piuttosto che far saltare l'intera isola. Comunque andiamocene, che qua non c'è assolutamente nulla e questi qua meno li vedo. Meglio sto e cerchiamo, magari c'è, non lo so, visto ci sono dei condotti sotto la falegnameria, non è che magari potremmo trovare qualcosa. Sta esplodendo la moto, tra l'altro. Un gol incredibile tra due alberi, quello esplode sicuro proprio. Allora, qua sotto non vedo nulla. Comunque sono abbastanza grandi, dico bene, cioè non è che sia... Ma quello che mi ha detto, Don Pagnotto sono tipo bombe da aereo. Frank, Don Pagnotto non dice niente, non sa manco parlare, come cavolo fai a comunicarci, non lo so. Qua sotto non c'è nulla, pensavo fossero qua, invece ancora nada de nada. Magari là in fondo, o quella là è chiusa, mi sembra sia chiusa questa. Oppure potremmo chiedere ai tizi della falegnameria, perché insomma sono qua vicino alla montagna. Se qualcuno ha scaricato delle bombe o messo robe, l'avranno notato, no? Ma figa, sai, con questo non mi prendo proprio benissimo. Perché, Frank, tu ti prendi bene con qualcuno, porca miseria. Vediamo un secondo se c'è qualche individuo da interrogare. Dai, oh figa, questi mi sembrano svegli. Frank, ma se sembrano due imbecilli. Dai, oh coglione, non c'ho tempo da perdere. Non è che per caso avete visto delle bombe? Frank, sono rincoglioniti questi. Ce ne andiamo via, per carità. Dai, oh figa, non è che per caso avete la madre un po' zoccola. Dai, oh, mi sono rotto il c***o. Mi taccia con sé. Ecco, bravo Frank, lascia perdere, entriamo qua dentro, vediamo se c'è qualcosa di strano. Spero non ci sia Jack Sparrow. Ma lo spero proprio tanto. Qua in fondo non lo vedo, per fortuna. Non c'è. Ma no, figa, vedrai che sarà già partito per l'isola di Pasqua. Frank, non mi interessa, comunque non c'è nessuno, andiamocene di qua. Smettila! Ma questo mi stava sulle palle, quindi hai fatto bene. Frank, comunque, dai che devi menare tutti, ecco. Andiamocene prima che venga la ribellione degli operai. Infatti quello si è incazzato, buon uomo. Franklin è leggermente fatto, quindi ecco, vada via che è meglio. Quella moto, dove cavolo l'ho lasciata? Era quella là in fondo. Anzi, forse ci conviene prendere un pick up, visto che c'era un bison là sotto. Perché nel caso trovassimo le bombe almeno possiamo caricarle. Perfetto, controlliamo su ste montagne, speriamo di trovarle il prima possibile. Non distruggerlo come l'altro, che già in questa missione uno l'abbiamo perso. Cerchiamo di migliorarla leggermente, no? Adesso andiamo su di qua e vediamo un secondo se su questo sentiero possiamo trovare qualcosa. Ne dubito, Sono decisamente poco fiducioso comunque. Non si sa mai, da sta parte non vedo niente. Là in fondo non c'è assolutamente nulla. Ma Frank, è possibile trovare queste cose? Ma non è che con un elicottero magari era più facile? Con anche il visore, elicottero più visore era molto meglio, no? In teoria dovresti vederle ste bombe. Figo, cazzo ne so, sono talmente fatto che non riesco nemmeno a contare la mia dita dei piedi. Frank, non so se lo faremo la settimana prossima o questa, ma devi trovare un medico al più presto, se no qua andiamo a finire mica male, peggio. Chiamo più che altro di non ribaltarci, qua ci sono le rocce stupide. Comunque, sta bomba, dove la faresti esplodere? Cioè, nel senso, da che parte del mare? Nella zona nord o nella zona della spiaggia? Se vai nella spiaggia sei un cretino. Fermati, non tornare di sotto, porca puttana. Cosa c'è lì in fondo? Frank, ci sono delle robe, neanche per caso sono queste. Ma ce la fai a scendere in modo intelligente, porca vacca, che sembri... Sì, figa, lo so, un salmone che sale la corrente. No, Frank, un cretino, maledizione. Dovrebbero essere queste le bombe. A me sembrano bombe. Figo, sai che Jack Sparrow mi ha consigliato di fumare l'uranio.
Frank, Cristo Dio, taci e carica ste bombe su sto pick up e andiamocene il prima possibile. Ok, le bombe sono sistemate, vediamo di non fare incidenti perché al minimo contatto potrebbero esplodere. E dopo tutte ste bestemmie per trovarle, ma soprattutto mia pazienza persa a causa tua. Diciamo, se esplodessero mi starebbe un po' sulle palle la cosa. Adesso andiamo indietro, scendiamo lentamente, senza fare incidenti, senza cose brusche. Ma no, figa, mi sembra di vedere quasi i draghi. Frank, io non ce la faccio più, maledizione, finisci sta roba che... Che figa, devo troppo andare da Yusuf. Che cavolo stai dicendo, Frank? C'è una persona, non per... Mi scusi. No, figo, non puoi capire, mi stai vedendo troppo, voglio andare a puttana. Frank, seriamente, quest'oggi sei insopportabile, ce la fai stare zitto? No, figo, troppo deciso, per Halloween vado a fare dolcetto scherzetto. Frank, ma se avrai 30 anni, che minchia stai dicendo? Ma no, figo, l'ho fatto con le puttane. Non ti azzardare, Frank, non ho assolutamente intenzione di fare una roba del genere. Ma figo, neanche se invito Jack Sparrow. No, Frank, maggior ragione se c'è lui non lo facciamo, per l'amor di Dio. Vabbè, dai, ma se lo posso chiamare McFinest. Frank, non fai niente del genere. Mi scusi. Cerca di guidare in modo normale, Frank, perché se fai un incidente brutto e ti esplode il pick-up, queste bombe... Sì, sì, figo, lo so, tranquillo. Frank, non ne sono così tanto sicuro, non so perché, ma ho giusto qualche dubbio. Vai piano, che porca vacca, non saltiamo per aria. E altra domanda, Frank, il tuo amico Tony, quando è che lo faremo fuori all'incirca? Ma mica, sinceramente non lo sa neanche lui. Cazzo vuol dire, Frank, non lo sa neanche lui? Ma sì, figa, l'altro giorno è andato a prendere una birra con Jack Sparrow, in pratica ha detto che non lo sa neanche lui. Frank, ma siete tutti scemi, porca miseria. Allora, manca poco, non fare incidenti, per carità, che finora non sono ancora esplose, non so per grazia di cosa. Cerchiamo di non andare contro mano, magari piano. Ok, minchia, se ci tagliava la strada quel camion, facevamo un botto. Adesso ci siamo quasi, come intenzione di portarle le bombe in mezzo all'acqua? Non penso che questo possa galleggiare. Ma figa, Justus, infatti mi serviva per quello. Vabbè, c'è sempre una moto d'acqua qua, bene o male. Difatti abbiamo la moto d'acqua, leghiamo il pick up alla moto d'acqua, sei sicuro che la possa trascinare? Cerchiamo di... Non voglio beccare per terra. Porca la vacca schifosa. Ce l'ho fatta. Perfetto. Ok, ce la fa. Tranquillamente. Comunque, Frank, altra cosa. Non potevi magari portare in un'altra zona del mare dove non c'era nessuno sulla spiaggia? No, così, magari qualcuno in meno moriva. Adesso lasciamo andare tutto quanto. Fermati un attimo. Smonta da sto coso. Torniamo a riva. Spariamo un razzo in modo che l'esplosione possa far esplodere tutte quante le bombe. In teoria, in pratica, non so cosa possa succedere. Frank, all'incirca, che disastro dovrebbe venire? Cioè, qua non muore molta gente. No, più o meno. Figo, cazzo ne so. Te l'ho detto che sono fatto. Va bene, io vado. E poi se mi crasha gioco non lo so, ma quella è la nave di Jack Sparrow o l'ha prestata qualcuno? E la tizia che ha cominciato a urlare in modo troppo strano. Cosa cazzo è successo? Un secondo che non capisco niente. Cazzo, sono ombrelloni, mi volano in faccia gli ombrelloni. Ho visto gente volare per aria. Ok, secondo me c'è qualche problema. Qualche grosso problema. Che cazzo di bomba è? Ma figa, la bomba dello sciamano, una bomba magica. Ma le cariche sono esplose tutte oppure no? C'è ancora C'era ancora qualcuna, ok. Dovrebbe essersi stabilizzata. No, sento ancora delle esplosioni. Comunque, bene o male, non ha fatto questi gran danni. Qualcuno ci ha rimesso, che okay, la nave là in fondo è ancora perfetta, tranquillamente. Adesso, io non so se le cariche siano esplose tutte, ma se tipo provassimo a sparare un altro missile. Ne esplode ancora qualcuno oppure no? Adesso diamo un'occhiata, un secondo cosa succede, ma in teoria dovrebbe essere esplose, anche per quell'esplosione che ha fatto. No, ce n'è ancora qualcuno, ovviamente. Con calma. Porca puttana, che casino assurdo. Evidentemente non erano ancora esplose del tutto. Porca puttana schifosa, che casino. Un secondo, andiamocene di qua il prima possibile. E di sto puzzle non è che si metta male, peggio, quindi. Porca puttana, decisamente peggio. Molto peggio. Poi Frank, tra l'altro, non dovevi andare dal paninaro. Sta continuando a esplodere tutto. Occhio pompieri che c'è. La macchina che parte. È stato beccato dall'idrante quello. È morto? Per un idrante. Prendiamo sta macchina dopo. Niente, macchina. Che cazzo fa questo? No, no. Questo deve far male, Frank. Spostati di qua che ti ammazzi di sto passo. Una macchina normale, non ti far colpire, che sembra seriamente di fare, non lo so, bowling al contrario. Qua in fondo c'è una macchina, c'era una macchina, c'erano due macchine. C'è una macchina là in fondo, che cavolo vuole questo? Buon uomo, ecco, perché ha preso fuoco? Cosa fa quello? Ma ce l'ha con me, ma è stupido. Non ho fatto niente, buon uomo, che cazzo vuole? Che botta allucinante, va bene. Comunque, tutto è bene ciò che finisce bene. Le bombe sono esplose, non è successo, tra virgolette, niente. La zona, insomma, vicino al mare un po' distrutta, ma ok. Frank, adesso con calma, te ne vai a mangiare il tuo panino e io posso chiudere sto video in pace. No, cioè, Yusuf, mi fai troppo sesso. Frank, ma la smetti di dire ste robe che lo spaventi?